Ecco come capire se un bambino o un lattante che sta soffocando se ha una ostruzione completa delle vie aeree, quindi se si tratta di una situazione quindi di estrema emergenza. Allora, se l'ostruzione è completa, il bambino non riuscirà né a parlare, né a piangere, né a tossire. Altro segnale è che il bambino avrà ciansi, cioè una colorazione bluastra della cute, questo perché rispetto all'adulto ha una desaturazione molto più rapida. E infine l'ultimo segnale sarà la rapida perdita di coscienza. In questi casi bisognerà procedere con le manovre di disostruzione delle vie aeree, che naturalmente vanno praticate da personale quindi competente ed adeguatamente formato. Nel lattante sono specifiche, mentre nel bambino sono identiche a quelle dell'adulto. Magari vi farò un altro video in cui spiegherò le manovre in maniera più specifica. Se il bambino diventa incosciente nonostante le manovre di disostruzione, bisognerà quindi procedere con la rianimazione cardiopolmonare, quindi è naturalmente chiamare i soccorsi, il 118.